Dunque, noi cominciamo sempre con un paio di minuti di silenzio. La maggior parte del tempo in questi incontri noi parliamo, parlo io, poi dialoghiamo, anche se appunto poi il silenzio si può insinuare fra quando non c'è una domanda che viene subito, no? E all'inizio facciamo un paio di minuti di silenzio. Ora, uno dei significati di tutto questo è importante perché il silenzio e la parola sono un po' come l'inspirazione e l'espirazione. Il respiro non può funzionare se non alternando queste due cose. E le parole comunicano ovviamente concetti e i concetti non sono mai la cosa, però sono modi di mettere in moto delle energie, delle aperture, che però spesso le parole stesse chiudono, così come anche i concetti e il pensiero. Sappiamo tutti che, per esempio, capire una cosa non ci dà la libertà, per esempio, da quella cosa. Tante persone capiscono il problema dei problemi che hanno, ma il capirli non li risolve, no? Per esempio, o capire razionalmente col pensiero, che ne so, che tutto è uno, che tutto è interrelato, non necessariamente porta a viverci in unità con i nostri nemici, per esempio, no? Quindi le parole hanno la funzione un po' del dito che indica la luna, ma di per sé possono imprigionare la mente e farci credere che tutto consista nel riuscire col pensiero, con le parole, afferrare la verità, che invece è una cosa viva e sconfinata e libera. Quindi le parole hanno una loro funzione, hanno una loro danza, è la danza delle parole e dei concetti, che tracciano delle trame di significati e rimandano a vari significati che rimandano ad altri significati, eccetera. E il silenzio cancella tutto questo, riporta tutto questo a uno spazio libero, all'elemento forse più energeticamente vasto rispetto alle parole, che sono un'espressione dell'energia specifica e che in qualche modo vanno per significati. Ma capire i significati è un aspetto importante, un bel gioco, una bella danza, ma altrettanto bel gioco è sciogliere i significati di nuovo. E allora questi paio di minuti di silenzio che noi facciamo, in cui praticamente non facciamo niente, no? Stiamo in silenzio, senza deliberatamente agire, deliberatamente fare, e torniamo in una modalità di essere, di esserci, compresi i pensieri, comprese le parole che passano, ma l'accento non è più sul seguire le parole e i pensieri, l'accento è sullo spazio dove tutto questo si muove. E ci ricorda che non dobbiamo solo espirare, ma anche inspirare. O non dobbiamo soltanto inspirare, ma anche espirare col corpo, con la mente, e che poi è il movimento di tutta questa danza che va ben oltre il corpo e la mente. Va bene, allora facciamo come al solito un paio di minuti di silenzio.
Bene. Se osserviamo come funzionano spesso i circoli spirituali, soprattutto quelli che si mettono intorno a un maestro, a un guru, notiamo che viene abbastanza accentuata una caratteristica che è quella di tutti i gruppi, ma che in questo caso viene appunto alla ribalta. E detta in parole povere, una forte sensazione di contrapposizione o di comunque differenza o separazione fra noi del circolo e tutti gli altri. Fra chi persegue la conoscenza e chi è immerso nell'ignoranza, fra chi è puro o che persegue la purezza e chi è impuro. In genere questi circoli hanno una struttura circolare, non a caso si chiamano circoli, nel senso che è come una serie di cerchi concentrici e al centro ci sta il guru, il maestro, che è il massimo della purezza e della conoscenza. Poi ci sono i cerchi vicini, che sono quelli dei discepoli più fedeli, più puri, più d'accordo. E poi mano a mano ci stanno i cerchi dei medi e anche dei neofiti, quelli che da poco sono entrati e che ancora devono compiere un processo di purificazione di vario genere, purificazione del corpo, della mente, etica, quello che sia, per cui piano piano, mano a mano che uno si purifica, si avvicina e passa ai cerchi più interni, fino a far parte dell'entourage più. Il quale entourage che sta intorno al maestro spesso funge anche da dire cuscinetto e dire poco fra i cerchi più esterni e quelli più interni. Ci sono anche molte gelosie, molte dinamiche di questo genere che accentuano il confine fra il cerchio più vicino e gli altri. Naturalmente, questo progressivo diciamo cammino di purificazione tra molte virgolette e di fedeltà che apporta a essere sempre più impegnati, sempre più vicini al centro di radiazione della conoscenza, conosce anche il cammino inverso, perché se qualcuno dei cerchi più stretti, più interni, comincia ad avere qualche dubbio o qualche perplessità riguardo alla gestione della cosa o soprattutto riguardo al maestro, ecco che comincia, secondo quelli che gli stanno intorno, a emanare vibrazioni negative che disturbano la purezza e quindi deve scivolare gradualmente nei cerchi più esterni. L'idea è proprio quella che più si è vicini al centro, più le vibrazioni devono essere pure. E se ci sono delle vibrazioni impure, dissonanti, che in genere si manifestano attraverso dubbi, perplessità o critiche, allora bisogna ritornare un attimo a una distanza di sicurezza. Anzi, in certi contesti, di questi gruppi, addirittura questa purezza si vede anche nel corpo, nel senso che il corpo puro è sano, perché non c'è differenza tra mente e corpo, eccetera. Il che mette in grave difficoltà i discepoli quando, per esempio, il guru si ammala, si prende una malattia grave. E allora devono, per giustificare questo, perché io ho sentito nella mia lunga frequentazione di tanti di questi ambienti, dire che ne so, vabbè, sì, Nisargadatta, Ramana Maharshi erano i grandi saggi, però sono morti di cancro alla gola, e allora vuol dire che forse non erano completamente illuminati, capito? No?
Però siccome prima o poi uno si deve ammalare e deve morire, è chiaro che se succede poi che quel guru lì si ammala, che ne so, di un cancro, allora bisogna trovare delle giustificazioni e le giustificazioni sono tante. Per esempio, si può dire che nella sua sconfinata compassione si prende sopra, si è preso addosso il karma cattivo per liberare i suoi discepoli. E quindi è una grande opera di generosità aver preso su di sé il karma negativo. Insomma, le favole che ci racconta la nostra mente per giustificare le nostre ingiustificabili convinzioni è molto vario. Ma ecco, in questo quadro vediamo proprio questa contrapposizione fra, chiamiamolo il bianco, la purezza sempre più pura e il nero di chi sta fuori dal circolo, di chi è immerso nell'ignoranza e che in genere va o convertito o ignorato. Bisogna isolarsi dalle vibrazioni negative, che poi significa anche nella vita quotidiana non vedere certi film, non mangiare certi cibi e così via. Tutto deve essere bianco. In qualche modo. E con questa, diciamo, nota abbastanza frequente che si ritrova nei circoli spirituali, contrasta un episodio che si dice sia accaduto in un gruppo di discepoli, in una comunità di discepoli di Gurdjieff. Si dice che si è raccontato che in questa comunità di discepoli di Gurdjieff, tutto sarebbe andato d'amore e d'accordo se non fosse che c'era uno, un membro di questi discepoli, che era antipatico a tutti, era un piantagrane continuo, creava continui conflitti, continui tensioni, stressava tutti quanti, al punto che a un certo punto tutti quegli altri si sono messi insieme l'hanno cacciato via. E si dice che mentre questo se ne stava andando, Gurdjieff lo abbia rincorso e lo abbia implorato di tornare indietro. Addirittura pare che si arrivò a offrirgli dei soldi affinché tornasse indietro e partecipasse a questo gruppo. Perché? Qual è il Perché Gurdjieff riteneva così importante che ci fosse questa disarmonia in questo gruppo? Perché era così importante per l'insegnamento, per capire qualcosa che ci fosse questa persona? Beh, ecco, forse possiamo contestualizzare tutto questo partendo dall'inizio, e l'inizio è la nascita. Quando noi nasciamo, e siamo bambini molto piccoli, non abbiamo ancora strutture psichiche organizzate. Siamo immersi in un flusso di esperienze, alcune belle, altre brutte, alcune che così fluttuano in questo flusso senza ancora un criterio organizzativo. Naturalmente per sopravvivere, infatti, un bambino molto piccolo, a differenza di altri mammiferi, non sopravviverebbe senza le cure dei genitori materne, mentre altri, non so, un vitellino appena nato, già se sta in un prato, si nutre da solo, si sposta, eccetera. E noi no, noi esseri umani all'inizio abbiamo bisogno di tempo perché le nostre forze si organizzino e organizzino la nostra percezione della realtà e la prima cosa è quella di organizzare in qualche modo un criterio, ma questo ovviamente viene fatto in maniera del tutto inconsapevole, è una cosa naturale che succede, trovare il modo di come archiviare il ricordo delle esperienze che facciamo. Perché è chiaro che le esperienze sono molto varie ed è molto importante i cassetti in cui si mettono queste esperienze. Ora, la prima divisione è in due.
naturalmente, poi ci saranno altri criteri. E i due primi cassetti che dividono il ricordo delle nostre esperienze non sono quelli delle esperienze interne, cioè me, e quelle esterne, cioè gli altri o il mondo, perché ancora nel neonato e nei primi tempi non c'è questa distinzione fra interno ed esterno. Non si è ancora strutturato un io che possa riconoscere se stesso come diverso da un altro e anche quindi riconoscere un altro. Questa divisione avviene dopo. La prima, la più immediata divisione dei vari ricordi di esperienze è la divisione fra le esperienze piacevoli e quelle spiacevoli. In un cassetto vengono messe tutte le esperienze spiacevoli, cattive, diciamo, e in un altro cassetto vengono messe, separate da queste, tutte le esperienze buone. Ora, siccome però ancora, ripeto, non c'è la strutturazione di una persona, e quindi non c'è neanche il riconoscimento di una persona che sia anche la madre, e invece esiste solo la differenza fra queste due, fra questi due cassetti di memoria, le esperienze buone e quelle cattive, ecco che all'inizio il bimbo, l'infante, non è che riconosce l'unità di una persona, della mamma. Quando la mamma lo carezza, gli sorride, se ha freddo lo copre, gli offre il seno da succiare, il suo latte, è tutta e soltanto mamma buona, cioè una fata, diciamo così. Quando magari la mamma, la scarmigliata di notte che non, il bambino la fa dormire, strilla, oppure quando non viene, quando il bambino piange, è una strega, non è la stessa, capite? Perché no, siccome questi due cassetti hanno diviso queste esperienze momentaneamente, tutte le esperienze buone stanno da una parte, tutte le esperienze cattive stanno dall'altra. Il riconoscimento è solo questo, o tutto buono o tutto cattivo. E infatti, nelle favole dei bambini, sono piene di fate e di streghe. Le streghe sono solo cattive, le fate sono solo buone. Non c'è un qualcosa di mezzo, capite? Col tempo si sviluppano altri cassetti, si sviluppano altri modi e comincia a crearsi la mente comincia a costruire un centro operativo all'interno di noi, che poi sarà chiamato io, e che comincia ad avere una sua unità percettiva, che riconosciamo come interna a me, e comincia là fuori a comparire qualcosa di più unitario. E quindi si crea, in base a quest'altra divisione, una fusione fra le esperienze buone e le esperienze, il ricordo delle esperienze buone e di quelle cattive, che possono essere unite insieme. E allora a questo punto non abbiamo più che mi compare la fata o mi compare la strega, che sono due entità diverse, ma mi compare la mamma, che a volte è più buona e a volte è più cattiva. Questa importantissima fase evolutiva, che nella psicoanalisi si chiama costanza di oggetto, è un passo fondamentale e inevitabile per la maturazione di una psiche strutturata in grado di orientarsi nella realtà. E nella realtà la psiche si trova di fronte a situazioni o persone che hanno aspetti buoni e aspetti cattivi. Questa è una maturità che piano piano si conquista. Ma che succede se nelle primissime
esperienze del bambino, le esperienze negative, quelle cattive, sono talmente prevaricanti, sono talmente frequenti, sono talmente tante, e quelle buone sono pochissime, cosicché il cassetto delle esperienze cattive è stracolmo e in quello delle esperienze buone ci sono poche briciole. Capite che se la situazione è questa, non si possono mettere insieme per creare una vera costanza di oggetto. Perché se io metto insieme la stragrande maggioranza del nero con quelle poche briciole di bianco, il nero si mangia il bianco e con un universo tutto nero non si sopravvive. E allora che cosa succede? Succede che questa costanza d'oggetto non si fa o si fa in maniera molto incompleta. Cioè diventa necessario per la sopravvivenza della psiche, diventa necessario continuare a tenere rigorosamente separate i ricordi delle esperienze buone da quelli delle esperienze rigorosamente separate, non si possono toccare perché se si incontrano, quelle buone vengono disintegrate. Questo è il dramma. Questo è un diventa questo un meccanismo di difesa molto arcaico che nella psicoanalisi si chiama scissione e che è prevalente nelle psicosi e nei casi borderline. Cioè, non puoi vivere insieme queste due cose. Per salvare le esperienze buone, che sono poche ma che mi danno l'unico senso di sopravvivenza, io posso vivere le situazioni o le persone o come tutte buone o come tutte cattive, ma mai come un po' e un po'. Si vede per esempio nel transfert con pazienti di questa gravità, che magari l'analista viene vissuto un giorno come Gesù Cristo in terra e il giorno dopo come il diavolo. Ma non può essere vissuto come una persona che è un po' e un po', capite? La maggior parte delle persone, invece, diciamo, l'equilibrio fra le esperienze buone o cattive, con sempre una prevalenza da una parte o dall'altra, ma insomma, permette la costanza d'oggetto che permette la costituzione di un sé ben strutturato e di un rapporto con gli altri e di una visione degli altri più realistica, con luci e ombre, eccetera, eccetera. Però anche le persone, tra virgolette, normali o nevrotiche che siano, cioè quelle che hanno superato tutto questo, a volte nella vita possono trovarsi di fronte a situazioni in cui, per esempio, qualcuno li minaccia di sopravvivenza, in cui hanno esperienze di grande angoscia, di grande paura o di grande rabbia. Ci possono essere situazioni di vita che in qualche modo minacciano qualcosa di importante del proprio sé, e allora può avvenire una momentanea regressione anche di una persona normale a forme di scissione, diciamo, non così forte, ma dove, per esempio, nel caso di un conflitto forte, si può generare una scissione in base a cui, se io sto in guerra col mio condomino per una qualsiasi questione del condominio, va bene. Se può essere vissuta come un fastidio, ma se questa cosa comincia a diventare una vera e propria guerra, per cui sì, si fa delle ripicche, si fa delle cose e quello ricorre alla legge e quell'altra, comincia a essere qualcosa che mi minaccia come persona, è molto facile regredire a tutto bianco e tutto nero. Cioè, non vedo nel mio condomino che mi minaccia una persona che ha luci e ombre. Lui è tutto nero, io che ho ragione sono tutto bianco, capite?
E questa è una vera e propria regressione a uno stadio di immaturità che in qualche modo momentaneamente mi possiede. Diciamo che può essere anche considerato un meccanismo di sopravvivenza della specie, perché naturalmente, se io invece di vedere la complessità della situazione vado sul bianco e sul nero durante una lotta, siccome è importante la velocità, è chiaro che se io vedo tutto in bianco e nero sono più veloce, no? Colpisco il nero e evito il bianco. Quindi ci può essere in una situazione di grande, diciamo, di in una lotta in corso, un vantaggio nel vedere in maniera così, così facile questo conflitto, ma sia prima che dopo, la questione diventa continuare con questa regressione, perché sento il mio sé minacciato, mi porta a non vedere come stanno le cose né dentro di me né dentro il mio avversario. Prendiamo un esempio, no? Che ne so, Tizio estorce a Caio attraverso un raggiro legale una grande somma di denaro. Gli fa firmare un contratto, gli promette una cosa che ha solo a voce, che poi non mantiene. Il contratto invece diceva altro. Caio cade nel tranello e così Tizio si appropria, oppure entra in una società con Caio, fanno parte della stessa società dove c'era prima Caio, entra questo e poi fa in modo che Caio sia estromesso e si prende la società. Può succedere in tanti modi, no? Che usando dei cavilli legali si imbroglia l'altra persona e di fatto la si deruba dei suoi soldi, e così Tizio ha fregato Caio. Caio ovviamente le prova tutte, ma capisce, no, che non può fare assolutamente niente per recuperare quello che gli è stato tolto con l'inganno, cova una continua rabbia e alla fine, dopo aver tentato in tutti i modi di ottenere la sua ragione, diciamo, attraverso vie legali, decide che questa ingiustizia, se la legge non la può raddrizzare, lo farà lui di persona. E che ne so, va a rubare a casa di Tizio delle cose che corrispondono a su per giù ai soldi che gli sono stati presi con l'inganno. Solo che viene colto flagrante, e quindi Caio viene processato e condannato per furto. Allora, Caio ha le sue ragioni, è stato imbrogliato, gli hanno levati dei soldi con l'inganno e quindi ha ragione. Nello stesso tempo, nel momento in cui decide di riappropriarsi andando contro la legge, passa dalla parte del torto, ovviamente. Quindi lui vive tutto questo come una grande ingiustizia, lui è solo bianco, il nero sta tutto dalla parte di Tizio, ma in realtà ha le sue ragioni e ha il suo torto. Certo, Caio ci fa una brutta figura, Tizio ci fa una bruttissima figura in tutta questa storia, ma noi potremmo ampliarla questa storia. Potremmo dire che Tizio è vero che ha imbrogliato Caio, però è vero pure che Caio era molto più ricco di Tizio e che Tizio era alla ricerca disperata di soldi perché il figlio è malato e ha bisogno di cure molto costose. E allora c'è un'ingiustizia nella società. C'è uno che è molto ricco, quello è povero, no? E non si può permettere le cure del figlio, e decide di imbrogliare Caio per avere i soldi sufficienti.
vedere più si amplia la prospettiva e più ci rendiamo conto che in un conflitto di questo genere ognuno ha le sue ragioni e i suoi torti. E naturalmente quando si ricorre al giudice, si va a fare un processo, che cosa deve fare il giudice? Se è un giudice che non è stato corrotto da Tizio per dare torto a Caio, per esempio. Il giudice deve fare un elenco delle ragioni di Tizio, che ha delle ragioni, fare un elenco delle ragioni di Caio, che ha anche lui delle ragioni, confrontarle fra di loro, confrontarle con quello che dice la legge e stabilire da che parte ce ne sono di più di ragioni. È chiaro che è solo questo. E quindi emette una sentenza. Ora, quando si emette una sentenza, la sentenza deve essere per forza in bianco e nero, capite? Cioè, la sentenza definitiva deve essere c'ha ragione Tizio o c'ha ragione Caio. Quindi dirà Tizio c'ha ragione, Caio c'ha torto. Ma questa semplificazione della sentenza non toglie il fatto che chi c'ha torto, cioè Caio, c'ha le sue ragioni. Semplicemente le ragioni di Tizio sono state valutate, e si dice giustamente, se sono di più rispetto a quelle altre. Ma non è che se io do la sentenza all'improvviso Caio e Tizio è tutto bianco e Caio è tutto nero, capite? Le luci e le ombre stanno da tutte e due le parti, però chi c'ha più luce c'ha ragione. Ma è molto facile che una volta che è stabilita una sentenza, noi dimentichiamo le ragioni di chi ha torto e diventa tutto bianco, tutto nero. Ecco perché mi sembra molto interessante quell'apologo taoista. Mi scuso se qualcuno di voi già l'ha sentito, ma io lo trovo delizioso, che racconta di un tizio che va al mercato, incontra un suo amico e chiacchierano un po' e lui gli dice: sai che c'è? Dice, stanotte ho fatto un sogno molto strano. Dice, che cosa hai sognato? Beh, c'hai presente il bosco tal dei tali? Hai presente che dentro quel bosco a un certo punto c'è quella sorgente con quella fontana? Sì, ho sognato che lì c'era un cervo bellissimo, enorme, un bellissimo cervo. Pensa che sogno. Ah, bene, bene. Poi si salutano e se ne va. L'amico riflette e dice: guarda questo che sogno che si è fatto. Ma sai, certe volte mi hanno detto che i sogni possono dire anche cose vere. Hai visto mai che magari ci sta sul serio un cervo lì? Così si arma di arco e frecce. Va nel bosco, arriva alla sorgente e lì c'è veramente un cervo. E allora lui lo ammazza, lo colpisce e se lo porta a casa per cucinarlo, per prepararlo, eccetera. Saputo questo, l'altro amico va lì e dice: guarda che il cervo è mio. Dice: come è tuo? Dice: io l'ho sognato. Dice: sì, vabbè, ma io l'ho preso sul serio. Insomma, si mettono a litigare. E allora ricorrono al giudice. Vanno davanti al giudice, il quale c'ha il suo cancelliere, e dà la parola al primo. Il primo dice: signor giudice, quel cervo spetta a me perché sono io che l'ho sognato. Sono io che ho informato il mio amico di aver sognato un cervo lì vicino alla fonte. Se no, lui non l'avrebbe preso. Quindi il cervo è mio. E il giudice fa: hai ragione. Come c'ha ragione? Fa l'altro. Ma che scherziamo? Ma quello mi ha solo raccontato un sogno. Ma sono io che concretamente sono andato lì a vedere se c'era un cervo e che l'ho catturato. Quindi il cervo è mio. E il giudice gli fa: hai ragione. Come fa il cancelliere? Scusi, vostro onore, ma lei ha dato prima ragione a uno e poi ragiona all'altro, è una contraddizione. E lui fa: hai ragione. E così finisce l'apologo. Allora, è chiaro che
L'apologo non vuole dare delle indicazioni sull'arte dell'amministrazione della giustizia. Prima o poi un giudice deve arrivare a una sentenza, no? Ma questo è un racconto sapienziale, non è un racconto giudiziario. E ci dice proprio questo, che a seconda del punto di vista, la ragione del torto cambia. Naturalmente, potremmo aggiungere che se i due amici fossero stati meno schiavi del bianco e del nero, del tutto o niente, il cervo è tutto mio, tu niente, potevano raggiungere facilmente un accordo, si dividevano in due il cervo, però questo avrebbe implicato una visione delle ragioni dell'altro, una comprensione delle ragioni dell'altro e arrivare a un compromesso in cui ognuno cede qualcosa e acquista qualcos'altro. Ecco, questa tendenza a regredire quando ci sentiamo minacciati o quando ne va di qualcosa che riguarda la nostra identità, questo regredire in una percezione in bianco e nero, dualistica, sto parlando di dualismo naturalmente, no? Cioè due cose completamente separate, opposte, ma non è, il problema non sono che gli opposti, il problema è la loro separazione. Ecco, quando si regredisce a questo, si vive in un mondo astratto. E infatti la dualità di questo aspetto, che affonda le radici, come abbiamo visto, nelle strati più arcaici della formazione della nostra psiche. Quando il bambino aveva quei due cassetti e doveva dividere in qualche modo le esperienze per poter in qualche modo dare un'organizzazione alle cose, ma poi questa divisione doveva essere rimessa insieme con la costanza d'oggetto. Ecco, e quando noi ci troviamo sotto shock o sotto stress per qualcosa di molto forte, può capitare che ritorniamo a dividere tutto questo e regrediamo a uno stadio molto meno maturo, naturalmente, perché non tiene conto della complessità della rete complessa di tutte le cose e non tiene conto della non separazione di tutte le cose. Ecco, quando siamo adulti, questa capacità di cadere nella separazione degli opposti è particolarmente favorita quando prendiamo, diciamo in maniera rozzamente realistica, i nostri concetti astratti, perché, come dico spesso, tutti i concetti astratti si basano su parole astratte e le parole astratte sono sempre in coppie di opposti. Ogni parola astratta ha il suo opposto, vero, falso, ragione, torto, buono, cattivo. Ed ecco quindi che questo uso delle parole astratte, che è utilissimo nella vita, come per esempio nelle sentenze, come dicevamo, è molto utile la contrapposizione fra il concetto astratto di vero e di falso. Bisogna accertare quello che è successo e quello che non è successo. E soprattutto è fondamentale quello di torto e ragione. Ma come abbiamo visto, però, questo è perché bisogna dare una sentenza semplice per mettere fine alle cose. Ma questo non significa che la realtà corrisponda al fatto che il torto e la ragione sono due cose che sono completamente separate. Come diceva mia mamma, anche un orologio fermo ha ragione due volte.
giorno. Quindi la realtà non è fatta di entità separate, di tutto bianco e tutto nero, di tutta ragione e di tutto torto, di tutto vero e di tutto falso. Non è così che funziona la realtà. Così funziona il pensiero astratto, che è una semplificazione utile della realtà per muoverci in maniera pratica. Capite? Facciamo finta che quello c'ha tutte le ragioni e quell'altro c'ha tutti i torti, perché tanto una sentenza bisogna darla, ma non è così nella realtà. Nella realtà c'è una grande ricchezza e unità di tutto questo, e questo il pensiero non dualista lo ha detto tante volte. Pensate a quello che scrive Lao Tse nel testo fondamentale del taoismo. Dice: quando nel mondo tutti riconoscono la bellezza come tale, ecco che la bruttezza è già presente. Quando tutti riconoscono la bontà come tale, ecco che la cattiveria è già presente. Perciò essere e non essere si generano a vicenda. Difficile e facile si completano a vicenda. Lungo e corto si definiscono a vicenda. Alto e basso pendono l'uno verso l'altro. Voce e musica si armonizzano tra loro. Prima e dopo si seguono a vicenda. E nel commento, Chuang Tse, l'altro grande fondatore del taoismo, dice: e quindi chi afferma che si potrebbe avere il giusto senza il suo correlato, cioè lo sbagliato, e la ragione senza il torto, non comprende i grandi principi dell'universo. E non avrà mai pace, perché se noi pensiamo che una qualsiasi persona, in genere pensiamo io, o un gruppo con cui ci identifichiamo, sia il bene e soltanto il bene, e abbia tutte le ragioni, e che quindi in opposizione, in maniera completamente separata, fuori ci sta l'altro, gli altri, che invece hanno tutti i torti e sono i cattivi, beh, la vita continuerà ad essere una grande battaglia, un grande conflitto, e tanta sofferenza continuerà a abitare gli animi degli uomini senza che nessuno trovi pace nel pensare in questo modo, che è perfettamente simmetrico naturalmente dei conflitti, perché quel condomino con cui io sono in guerra è convinto di essere lui quello che ha ragione e che il cattivo sono io, e così lo fa il fondamentalista islamico rispetto a noi. Noi siamo il male assoluto per il fondamentalista islamico, e così via. Ecco allora che capite che il senso del fatto che Gurdjieff inseguì e offrì dei soldi a quel tipo che era un piantagrane perché rimanesse nel circolo spirituale dei suoi discepoli, mi sembra una grande saggezza. Significa rendere concretamente percepibile il fatto che non c'è bianco senza nero, e rendere completamente evidente che se c'è una persona che mi disturba, io ho molto da imparare da questa persona su come mi rapporto col mio disturbo, sul perché mi disturbo rispetto a quella persona. Perché ci possono essere situazioni o persone che non vengono disturbate, nonostante ci sia un piantagrana. Capite? Quindi la presenza del nero, di quella persona che in quel gruppo crea solo conflitti e tensioni, ci ricorda che da nessuna parte della realtà troviamo solo il bianco, e ci invita a guardare dentro di noi dov'è quel piantagrana. Sempre per parlare del taoismo,
Conoscete tutti questo famoso simbolo? No? È il simbolo del Tao e è fatto da una parte bianca e una parte scura, yin e yang, yang e yin. Va bene? Ora, dicono che questo simbolo sia stato suggerito da due pesci che fanno l'amore e che si rincorrono. E che in questo rincorrersi mettono in moto questa energia di un continuo cambiamento. Yin e Yang sono gli opposti, sono il maschio e la femmina, il bianco e il nero, eccetera, no? E che il Tao non è solo il bianco, il Tao è la loro danza. E ognuno di loro nel punto culminante di sé, dove il nero è più nero, dove il bianco è più bianco, ha un puntino dell'altro colore. Il bianco ha una goccia di nero, il nero ha una goccia di bianco. Per dire che non esiste nella realtà il bianco e il nero come due entità separate. E che la dinamica completa della realtà, l'equilibrio della realtà, che è il Tao, e nasce proprio da questo. Ora, naturalmente, se queste cose che ho detto fanno pensare che allora io, no, uno può, sentendo queste cose, dice: qui ci sta da un lato una visione non dualista, dove gli opposti si armonizzano, e una visione dualista che crea conflitto e sofferenza. Ok, e fino a qua. Il punto è che il pensiero successivo è: allora io bisogna che mi libero della visione non dualista. E riesco a entrare a percepire, mi libero dalla visione dualista e riesco a entrare a percepire in maniera non dualistica. E cioè ricreo il bianco contro il nero, capite? Sto cercando di escludere il dualismo perché crea conflitto, perché crea sofferenza, e il bianco diventa il non dualismo. E chi è che compie questa operazione? Perché, capito, ricado nella stessa cosa, ricado nel dualismo contrapponendo la percezione dualista a quella non dualista, che è quella che devo raggiungere. E chi è che crea tutto questo? Lo crea questa costruzione mentale che chiamiamo io, separato, il quale si crede in grado di prendere decisioni, di compiere azioni, come un'entità a parte che prende decisioni e compie azioni e che quindi deve scartare una cosa e raggiungerne un'altra. Ed è lì dove il discorso del fatto che i concetti hanno un limite, cioè non possono, possono farci capire certe cose, ma non sono quella realtà sconfinata e libera, che è l'unica cosa che c'è, senza che ci sia veramente un io separato, eppure appare anche come un io separato. Questa realtà di adesso che si sta manifestando in questo momento, libera e sconfinata, senza centro, senza scopo, senza direzione, appare anche come dualità, appare anche come bianco e nero. Appare anche come un io che se ne vuole liberare, capite? Ecco, no, non dico capite, ma non lo capisco neanche io. Cioè, non si può capire. La mente può capire fino a un certo punto certe cose, e non c'è neanche bisogno di capirlo perché siamo solo questo noi. Ma può capitare che questa nostra incapsulamento in un io separato
mostri una trasparenza e uno spazio dove diventa semplicemente una delle infinite forme che appaiono e scompaiono e in cui si manifesta questo spazio che a volte lo possiamo anche definire un non essere perché non ha una forma specifica, ma appare come tutte le forme. Bene, direi che mi fermo qua. Passiamo alla parte delle domande o dei dialoghi o del silenzio, vediamo quello che viene. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Io seguo questi incontri da circa un anno ed è una domanda che volevo sempre, diciamo, fare, ma stasera mi sembra sia arrivato il momento giusto. La domanda è questa: verso la comprensione, insomma, per una migliore comprensione della non dualità, può essere d'aiuto un io che diciamo si è strutturato, si è formato bene durante il corso della vita, come spesso abbiamo detto, insomma, che si arriva alla spiritualità dopo un certo percorso di altre strade battute, oppure la non dualità può irrompere in una persona, in un io ancora magari non completamente diciamo, realizzato dal punto di vista di quello che sono le fasi della vita, oppure in un io che è sofferente, potrebbe arrivare una sorta di comprensione della non dualità anche in persone che ancora sono, diciamo, in una fase o di sofferenza o di in maturità, magari un adolescente, ecco, voglio dire, essere già arrivati come aver percorso delle tappe cosiddette normali, favorisce o una migliore comprensione della non dualità, oppure ciò accade a prescindere dalle fasi di sviluppo, di una personalità normale, ecco. Non so se sono stato chiaro. Capito bene la tua domanda. La parola non dualità, io preferisco usare, contrapponendola al non dualismo, la parola non dualità si riferisce alla natura di quella realtà di cui parlavo prima, una realtà sconfinata. Questa realtà non si può conoscere e non si può capire. Né un io sano, né un io malato, né un io può mai capire tutto questo. E tutto questo è l'unica cosa che c'è. Quindi non entra, non è che entra nella mente di qualcuno o si manifesta in questo senso, perché è l'unica cosa che c'è. L'io separato, che sia sano, che sia ben integrato, o che sia malato, o che sia un io con dei problemi psichici, no? Non ha nessuna consistenza e non può capire. Non può capire quello che è la realtà, perché viene dalla realtà, cioè è come proviene da quella sorgente, anche lui, ma proprio per questo non può conoscere la sorgente da cui proviene. La conoscenza è come possiamo definirla? È una conoscenza, razionale, è una conoscenza attraverso le parole, i concetti, oppure un'esperienza, è
Se diciamo che è un'esperienza, non stiamo parlando della realtà. La realtà è la matrice di tutte le esperienze e non può essere un'esperienza particolare, che è vincolata nello spazio, nel tempo. Quindi non c'è, è un problema che non esiste, perché in realtà quello che può succedere è che se avviene che questa incapsulamento nell'io a un certo punto svanisce, e niente, cioè, quello che c'è è una danza dell'energia non più incapsulata, ma non è che era incapsulata, il punto è che è un miraggio il fatto che sia incapsulata. Cioè, è come se noi sogniamo di stare prigionieri, di essere legati. Noi sogniamo di essere legati, ma non è che quando ci svegliamo diciamo mi sono slegato, capisci? Quando ti svegli ti rendi conto che non lo sei mai stato legato, che anzi quello che pensavi, quello che era legato era anch'esso irreale rispetto a te che eri libero, no? Allora, adesso leviamo il discorso dell'io, però quello che c'è, quello che tu sei, quello che io sono, quello che noi siamo, è fin dall'inizio completamente libero, senza scopo, senza direzione, perché dove deve andare se è già libero? Può soltanto danzare. Nella danza ci sono delle movenze specifiche. Fra questi movimenti della danza c'è anche un io. Ecco, che magari legge libri sulla non dualità, sul non dualismo, sulla non dualità, capisce certe cose, ma questa comprensione, io dico che a livello della storia personale dell'io, l'io e la sua storia personale sono la stessa cosa. Cioè, a livello della storia personale, comprendere, per esempio, un aspetto che viene attribuito alla non dualità, cioè comprendere l'interrelazione di tutto, può evitare tanta sofferenza, no? Cioè, oggi ho parlato di conflitti e di come noi, dividendo il bianco dal nero, non capiamo le connessioni. Ecco, se io ho una visione sistemica, la teoria dei sistemi di von Bertalanffy, cioè le teorie della complessità, studiano i sistemi, come interagiscono in un'infinità di modi, io posso capire, per esempio, che se faccio certe cose il riscaldamento globale aumenta, no? Anche se apparentemente non sembrano collegati, o che se ne faccio altre, delle popolazioni vanno a finire, a soffrire la fame. E non è sempre facile vedere il nesso, no? Tra queste cose, che io faccio nel punto A una certa azione e questa ha nel giro di 2 anni come effetto la desertificazione di un'altra parte. Ma se io riesco a vedere le connessioni di come tutto è connesso, posso evitare tanta sofferenza, non solo fisicamente, anche psicologicamente. Se io capisco che nel mio conflitto con il mio partner, ogni volta che succede A, io reagisco nello stesso modo e lei reagisce nell'altro e continuiamo in un circolo di azione e reazione, e beh, vedere questo mi aiuta a non comportarmi secondo quello schema solito, no? Quindi, da questo punto di vista, a vedere la connessione delle cose anziché la loro separazione è un enorme aiuto a ridurre la sofferenza per sé, per gli altri, per il mondo, va bene? Ma la non dualità va oltre tutto questo. La non dualità è che non è, non solo le, non è che ci sono le cose connesse. Che cosa è connesso con che? Cioè, anche questa è una visione, anche questa è una costruzione concettuale che non può toccare la libertà assoluta di tutto questo e la vastità di tutto questo, ma nello stesso tempo
non ne è separata perché ne è una sua manifestazione. E quindi tutto quello che noi facciamo, anche le cose peggiori, anche quando invece di vedere la connessione vediamo tutto in bianco e nero e entriamo in conflitti che continuano a ripetersi nello stesso modo, è sempre la danza di questa stessa energia. Ricordiamoci, no? Yin e Yang vanno insieme, è la totalità che è in armonia. Se io vedo solo una parte, beh, di conflitti ne vedo tanti. E quindi per tornare a quello che dicevi, cioè qualsiasi persona in qualsiasi stato si trovi, quindi anche persone che hanno un io ferito, un io non sviluppato, un io con degli arresti evolutivi gravi, e qualsiasi persona, da un lato nessun io può comprendere la realtà, dall'altro tutto questo la esprime, e in qualsiasi situazione può esserci, non che viene la realtà, perché quella c'è sempre, che se ne va l'io da questo punto di vista. Il problema è che a volte noi confondiamo l'io separato, che è una idea, un'esperienza che noi facciamo, con l'io inteso come funzioni psichiche. Una persona che ha un io fragile non è che si sta parlando dell'io separato, si sta parlando del fatto che certe funzioni psichiche non si sono sufficientemente organizzate e integrate perché ci sono stati degli arresti evolutivi dovuti a tanti problemi. Quindi non si è sviluppato, si dice, un io integrato, cioè tutto un modo di vedere se stesso, per esempio, come diverso dall'altro. Perché nel mondo delle forme occorre anche rispettare la diversità. Il fatto che la realtà sia non duale non significa che allora le forme si devono fondere. Ogni forma è se stessa, una mela, mica un'arancia. L'io di un corpo-mente non è lo stesso io di un altro corpo-mente, cioè la personalità di una parte non è la stessa. Come diceva Desjardins, occorre anche un rispetto della sacra dualità da questo punto di vista, cioè riconoscere la differenza senza tradurla in una separazione. Cioè io posso vedere le infinite differenze di tutto questo e non vivere minimamente la separazione. E questo non dipende ovviamente da un io, perché, ripeto, l'io separato che pensa di fare, di agire, è un miraggio. Le cose accadono da sé, tutte le cose accadono da sé. Allora, se tutte le cose accadono da sé, dividere un io da un altro, no? La percezione è un conto, ma è tutto parte della danza. Grazie, molto chiaro, grazie. Buonasera, e innanzitutto ringrazio perché è la prima volta che partecipo a questi Ah, bellissimi incontri. benvenuto. Non so come rivolgermi a lei, mi verrebbe da chiamarla professore, in No, quel diamoci caso del tu, è molto possiamo più dargli del semplice. tu. Benissimo. Allora, avendo ascoltato il tuo racconto su Gurdjieff, mi è sorta una domanda. Diciamo, in una prospettiva e non duale, come possiamo rapportarci costruttivamente e concretamente con il piantagrane, diciamo, che sta dentro di noi? Come riuscire a renderlo desiderabile, tanto da andare addirittura a cercarlo se per caso avesse intenzione di andarsene a livello concreto? Non so, immagino quando nella vita possono verificarsi dei pensieri disturbanti o dei pensieri che ci portano ad uno stato di sofferenza, come riuscire a viverli come un qualcosa di desiderabile, come nel caso concreto di questo discepolo di Gurdjieff di cui ci hai parlato. Quando ho fatto questo esempio, stavo parlando appunto degli opposti, no? E che Gurdjieff evidentemente
voleva usare tutto questo come un insegnamento, va bene? C'è poi anche un discorso psicologico che si potrebbe fare su questo, oltre a quello di un insegnamento, perché Gurdjieff, insomma, in qualche modo, no, dava un insegnamento non solo spirituale, ma anche psicologico. Ecco, allora, psicologicamente ci sono tanti modi, no, per fare, per rispondere alla domanda. Si tratta, come al solito, di fare i conti con quella che Jung chiama la propria ombra, no? Cioè instaurare un dialogo fra la propria parte cosciente, quelle parti inconsce che troppo a lungo abbiamo tenuto relegate lì perché non ci piacevano, erano brutte, sporche o cattive o dolorose, e quindi si sono anche incattivite, e che quindi ci piantano le grane, e più noi le teniamo chiuse lì, più grane ci piantano. Quindi è chiaro che qualunque siano gli strumenti che vengono usati, che sia una psicoterapia, che sia un'autoanalisi, che sia la meditazione, quello che sia, si tratta di aprire le porte a un sincero dialogo fra la propria coscienza, quello che io già so, tra l'altro, disponibile all'ascolto di quello che hanno da dire queste parti, che in genere si esprimono attraverso aspetti non razionali, come i sogni, come le associazioni, le immagini, le fantasie, i lapsus, eccetera. Questo dal punto di vista psicologico. Ma noi, diciamo, io parlo adesso dal punto di vista della non dualità. Dal punto di vista della non dualità, ogni volta che io mi chiedo come faccio per migliorare, sto dando per scontate alcune cose. Primo, che io sono un io separato, in grado di pigliare decisioni e di mettere in atto azioni per ottenere dei risultati nel tempo. Secondo, che così come sono non vado bene e quindi devo cambiare me stesso per raggiungere uno stato di pace, felicità, illuminazione, quello che sia. Ora, siccome questo stato di pace, di illuminazione, quello che sia, io lo posso solo trovare nella sua pienezza se è infinito, perché non mi accontenterò mai di nulla che sia finito, limitato, perché io, come io separato, mi sento limitato, e proprio per questo ho un grande senso di incompletezza, di mancanza, come un buco che cerco di riempire in tutti i modi. Quindi devo mettere in atto delle azioni per cambiare me stesso, per esempio fare amicizia con chi pianta grane dentro di me, per poter diventare diverso da quello che sono, e in ultima cosa raggiungere, io che sono finito, l'infinito. È un'impresa possibile? È un'impresa impossibile per molti motivi. Il primo, perché l'infinito, siccome è infinito, è già qui. Se no non sarebbe infinito. E quindi, e secondo, perché la separazione dell'io è una costruzione mentale, e quindi questo infinito sono già io, e quindi non ho bisogno di muovere un muscolo, di cambiare un grammo di quello che sono per accorgermi di essere già quello che stavo cercando. Cioè, dal punto di vista di questa della realtà, è del tutto irrilevante se questo piantagrane continua a piantarmi grane o se io riesco a trasformarlo e migliorare psicologicamente. E comunque sia, quello che succede, che per esempio uno vive una vita disagiata perché c'è sempre qualcosa dentro che gli mette il bastone fra le ruote, oppure un altro vive una vita più felice
di automiglioramento, perché fa una psicoterapia e riesce a trasformare, dal punto di vista dell'io c'è una differenza, dal punto di vista dell'assoluto no, perché l'assoluto è infinito e appare come uno e come l'altro. E in qualsiasi di quelle situazioni può collassare l'incapsulamento e può esserci un vedere da parte di nessuno che non ci sono confini, che tutto è una danza di questo infinito. E quindi io non sto parlando quindi di evitare l'automiglioramento, perché sto dicendo che però se noi investiamo il lavoro psicologico, per esempio, la psicoterapia o la meditazione o una via spirituale o un insegnamento spirituale, anche quello di Gurdjieff, se noi li investiamo dell'idea che sono un percorso nel tempo di cambiamento progressivo per arrivare all'infinito, diventa l'unico ostacolo ad accorgermi che l'infinito è già qui e che quindi non occorrono tanti passi, non ne occorre neanche uno per arrivare qui, ed è adesso. E se io non lo trovo adesso, quando lo trovo? Fra 10 anni? Ma fra 10 anni, immaginiamo che lo trovo, sarà adesso. E allora è questo adesso qua. Mentre invece nel momento che credo che devo fare un cammino di avvicinamento nel tempo, io sto dilazionando quello che c'è adesso. Solo che questo l'io separato non lo può vedere, perché l'io separato è proprio è un'azione, è una resistenza all'adesso. Quando questa resistenza cade, perché tutte le resistenze prima o poi cadono, l'adesso, che era qui anche prima, diventa evidente. Cioè sparisce qualcosa che non c'è mai stato e diventa evidente quello che c'è sempre stato. Ma questo non accade all'io, capite? Capisci? È come, perché invece l'io vorrebbe, come il personaggio del sogno, come noi quando stiamo sognando, che questo personaggio vorrebbe il risveglio dal sogno, uscire dal sogno, ma rimanere però lui a vedere che non è possibile, perché il sogno e lui sono la stessa cosa. La ringrazio moltissimo. Ciao Mauro, ciao a tutti. Ciao Alessandro, ciao. Ciao. Mi riaggancio anche a questo che è stato detto nell'ultimo intervento, ma a me capita sempre più spesso di avere dei momenti di chiarezza. Dei momenti vanno e vengono. Però con la stessa frequenza, il giorno dopo, non dei bei momenti. Come se qualcosa si mettesse di mezzo per smontarmeli. Dei momenti che durano un po', poi vanno, vengono. La cosa che ho notato di più è che sono quasi sempre conseguenti a dei momenti di chiarezza. Come una forma di difesa da parte di qualcuno per smontare tutto quello che... come diffamare tutto quello che è stato visto, diciamo, quel poco anche che è stato visto. E se non sono troppo intrusivo, potresti fare un esempio di un momento di chiarezza e di quello che è successo poi il giorno dopo, per esempio, per capire un po' meglio? Sì. Per esempio, ho letto una frase sul libro di Jeff Foster, uno dei libri che hai anche consigliato, e ho detto proprio
adesso non mi ricordo bene qual era, ma un momento in cui effettivamente riconoscevo le cose che si dicevano, che qui cioè, proprio dicevo, ma sì, ma è così. E il giorno dopo venivo colto da una totale mancanza di senso. Cioè, il giorno dopo che pensieri avevi? Pensieri anche brutti, negativi, pessimistici. Diciamo. E duravano un po' per la giornata, andavano a scemare dopo, durante la giornata, fino a sera. E mi è successo più di una volta, devo dire la verità. Più di una volta. Poi si ripresentano e vanno via verso la sera, così. E poi verso pomeriggio, sera, e poi ritorno. Per un po' di giorni questo. Dopo, nonostante continui a leggere o interessarmi, perché mi interesso tantissimo a questi argomenti, e perché trovo dei riscontri. Però noto anche questa altalenanza nell'umore. Io mi sono dato la risposta, che c'è qualcosa che mi mette appunto il bastone tra le ruote, che voglia screditare quel poco che ho visto, insomma. Ma appunto, probabilmente quello che dici ha un suo senso, no? Come dicevo prima, l'io separato deve sempre avere lui il controllo della situazione, su che cosa deve fare, non fare, che cosa deve pensare, non pensare. Quindi l'io separato si manifesta anche nel campo della lettura, della spiritualità, no? Come dicevamo, le cerca tutte, ma il punto è che sta cercando qualcosa che in realtà corrisponde al suo annichilimento. Cioè, non è un reale annichilimento, perché, come abbiamo detto, è un miraggio la separazione dell'io. Quindi l'io separato non è che deve essere eliminato o auto-eliminarsi, semplicemente continua, come resistenza al presente, che dicevo, continua a muoversi, perché se si ferma sparisce, perché è solo un'azione. Quindi deve sempre muoversi, e in genere lo fa muovendosi verso una meta, verso un risultato da ottenere o verso una conoscenza da acquisire. E quindi il punto è che basta che non si ferma, perché se lui si ferma rischia di accorgere, che non lui, che ci si accorga che non c'è. Che non c'è. Cioè, da questo punto di vista, la lettura anche di queste cose o i discorsi che noi facciamo, questi incontri, sono paradossali, perché per l'io sono un posto pericolosissimo. Cioè, è chiaro che l'io, no, per che cosa crea la struttura dell'io? Sto parlando, ripeto, non dell'io psicologico, se non senza quello appunto saremmo psicotici. Ecco. Quindi sto parlando dell'io inteso, io sono un'entità separata, dotata di libero arbitrio, che può fare le sue scelte, metterle in atto e agire al fine di mettermi, di venire a patti, di controllare per quello che è possibile la realtà esterna, perché io sono separato, nel senso che sono separato dalla realtà esterna, che è molto più grande di me, molto più pericolosa, perché è enorme, io sono un puntino in questa realtà, eccetera. E allora, questa realtà esterna, se io scelgo bene, se io mi muovo bene, se io agisco in un certo modo, posso avere
un minimo controllo per evitare il dolore e per prolungare il piacere. Questo che fa l'io, fondamentalmente. Allora, abbiamo visto tante volte, adesso te le dico così perché così ce le diciamo. Il punto è che il fatto di essere un io separato vuol dire essere un io limitato, e la limitazione è un senso di dà un senso di incompletezza, di mancanza, e ti manca sempre qualcosa, perché sotto la percezione che ho ristretta di essere un io separato c'è ancora la vastità della non separazione che noi veramente siamo, e siccome quella è la realtà, non va via, non va via questa non separazione che noi siamo, questa vastità infinita. Ma nel momento in cui si genera il sogno, ecco, il sogno di un io separato, tutto si restringe all'universo di quel sogno separato, questo di quell'io separato, perché è un universo in cui l'io si sente quindi incompleto, perché sotto sotto lui non lo sa, ma c'è la vastità, c'è il ricordo che da bambini, quando siamo nati, eravamo quella vastità, e ancora prima di nascere, no? Quindi questo ricordo rimosso, chiamiamolo così, al confronto con il piccolo universo di sogno in cui si trova l'io, diventa un senso di enorme limitazione. In pratica, come dico, non ti puoi sentire prigioniero se non sai che cos'è la libertà. Non ti puoi sentire limitato se dentro di te non sai che cos'è l'illimitato. Ma l'io si sente solo limitato, non fa questo. Quindi si deve muovere continuamente per riuscire a raggiungere questa vastità. Ma questa vastità appare evidente quando il sogno dell'io non c'è. Quindi quando l'io svanisce oppure è visto nella sua irrealtà. E questo lo terrorizza, ovviamente. Ti manca il terreno sotto i piedi. Immaginate un momento che vi venga strappato corpo e mente e di trovarvi nell'infinito. Come ve lo immaginate? Cioè, capito? È stare in caduta libera in un abisso senza fondo, dove non conosci niente di quello che c'è. Allora l'io cerca la felicità. Questa felicità però non la può avere se non quando diventa infinita. Allora prima la cerca nelle cose finite, la cerca nei soldi, nel potere, nel sesso, quello che sia. Poi quando vede che sono forme finite di piacere ma non di felicità, la comincia a cercare nella psicoterapia o nella evoluzione psichica, nell'evoluzione mentale, meditativa, quello che sia, e dà delle risposte. Non è che queste cose non ti fanno star bene, per un po' funzionano, ma per un po'. Perché sono qualcosa che preme dietro. Perché sono sempre limitate al corpo e alla mente di quell'io separato. Allora l'io deve trovare il modo di cercare sempre, senza trovare mai, veramente. Perché se trovasse, un istante prima di trovare, svanirebbe, quindi non troverebbe. Allora deve andare su e giù. Quindi, non so se questa è una spiegazione a quello che dici tu, però può darsi che a volte, quando l'io si assottiglia e c'è un'apertura a qualcosa di più vasto, all'io l'io
deve tornare e dire wow, è stata una cosa meravigliosa, ma deve ritornare, perché se non ritorna è terrorizzato. Quindi quando se ne va, non è che se ne va completamente, rimane in sottofondo e poi dopo un'esperienza di apertura, eccetera, ritorna. Ecco, e se l'apertura è troppo, e allora l'io si spaventa, e allora deve oscillare al polo opposto e svalutare quello che è successo attraverso i dubbi, attraverso... c'è un equilibrio dell'energia dell'io, ma anche nella psiche, adesso sto parlando del caso tuo, queste oscillazioni dell'umore, quando sono forti, siamo nella psicosi bipolare, no? Il maniaco depressivo. Il maniaco depressivo ha dei periodi in cui è depresso, non s'alza dal letto perché non vale la pena, perché tutto è nero. E poi però c'ha dei momenti o dei periodi di maniacali in cui comincia a dire che è un superuomo, magari, che eccetera, che pensa di fare chissà, e sono quelli più pericolosi. I più pericolosi per gli altri e per lui, perché a volte i suicidi avvengono con cadute improvvise dai periodi maniacali. Però per adesso, però faccio questo esempio perché lì è molto evidente come la psiche si è scissa, intanto la scissione, perché sono due cose completamente separate, no? La parte maniacale da quella depressa, e nello stesso tempo alternandole cerca i sintomi sono un tentativo di trovare un equilibrio a una situazione fortemente squilibrata, no? Ecco, allora penso che se tu senti che la questione non è soltanto di pensieri, ma è di umore, e che senti che c'è come un... quindi l'umore non è solo quando il giorno dopo sei negativo, vuol dire che il giorno prima non è che solo hai detto una cosa che ti ha aperto la mente, cioè, ma hai detto wow, no? Allora, quando questo è per l'io, rischia di essere una caduta in un abisso senza fondo, allora ecco che torna sull'altro lato. Questa è la natura anche della mente. La mente oscilla sempre da momenti di pace a momenti di tempesta. È la natura delle cose, la natura della mente, fa parte della danza. Questo, no? E quindi la cosa più interessante di tutto questo è che c'è uno spazio dove qualcosa si accorge dei pensieri positivi di oggi e dei pensieri negativi di domani, e questo spazio che si accorge, che non è l'io separato, è libero da quelle oscillazioni. Grazie Mauro. Buonasera Mauro. Salve. È piacere conoscerti, è la prima volta che ci incontriamo, però ho visto molte registrazioni, molti satsang. Grazie per tutto quello che fai, sono un po' emozionato. Io ho seguito per molto tempo Muji, poi da Muji ho conosciuto, mi è venuto insomma, ecco, Papaji, il suo maestro, e Papaji, ho visto molti video, diciamo questo riconoscimento avveniva, come lui diceva, in un secondo, quando faceva queste riunioni, questi satsang praticamente, no? Lui diceva addirittura uno al giorno è sufficiente. Questo fatto mi ha un po' sconvolto, no? nel cercare, cioè, ma com'è possibile, insomma, ecco, io è una vita che sto cercando, poi lì in un secondo, ecco, in uno schiocco di dita praticamente, ecco, avviene questo riconoscimento. È tutto chiaro quello che dici, quello che insomma dicono anche questi grandi maestri, mi risuona, almeno a me
parola per parola, insomma, ecco. Però c'è qualcosa che mi manca, ecco, perché a livello concettuale sì, insomma, ecco, capisco, forse anche più del concettuale, ecco, uno si avvicina sempre di più a questo riconoscimento che in verità noi siamo. Ma le domande sono tante, li raggruppo così, ecco. Come fa l'essere, come faccio io, il sé, a riconoscere ciò che io sono? Cioè, ci può essere qualche, ecco, se ci può indicare qualche suggerimento? Cioè, qual è la non azione, ecco, che possiamo mettere in atto? È un controsenso, insomma, ecco, uno come parla si contraddice. Però ecco, purtroppo per spiegarmi dovrò per forza dire queste parole. Qual è la non azione che si può mettere in atto, ecco, per avvicinarmi a questo riconoscimento? Non so se sono stato chiaro. No, sei stato. E se ci puoi, ecco, puoi indicare magari questo discorso di Babaji, insomma, ecco, com'è possibile? È vero? Ecco, la domanda. È tutto vero? Allora, dunque, tu hai già notato che come si può mettere in atto una non azione è un controsenso, perché è un'azione. Quindi tutto quello, tutte le domande. Allora, tu mi chiedi questo, va bene? Questa tua domanda presuppone che tu vivi le cose così. Io sono un io, dici, mi manca qualcosa, come faccio per cambiare in maniera che in futuro, fra un secondo, come dice Papaggi, o fra 10 vite, possa raggiungere la completezza o la perfezione. Ecco, la risposta è non puoi. Non puoi perché parti da una entità, da un miraggio che è quello dell'essere un io capace di, che è incompleto e che deve nel tempo avvicinarsi alla meta futura. Perché la meta, come dicevo, se la meta, io a volte ci scherzo sopra, no? Cioè, io mi sento piccolo e incompleto. Mi manca qualcosa, vuol dire che mi sento incompleto. Ora, tutto quello che io posso ottenere nella vita sarà limitato. Non esiste qualcosa di. Quindi non sarò soddisfatto fino a che non avrò raggiunto, diciamo, il tutto. È un modo di dire, di io, l'assoluto, il tutto. Perché solo il tutto e mi può dare la completezza. Ecco, quindi comincio a concepire un io che deve fare un percorso nel tempo di progressivo avvicinamento al tutto. Ora, tutto questo è completamente assurdo, perché se il tutto è tutto, deve comprendere anche me e il punto di partenza, altrimenti sarebbe un quasi tutto che non è tutto, perché io sono l'unico sfigato che sta fuori del tutto, capisci? Dunque, quindi la domanda, cioè, questa è la cosa interessante delle domande, no? Perché poi le domande in gran parte diventano come faccio a, è chiaro. Il punto è che la domanda stessa mostra la situazione di come pote, di fraintendimento che ci cattura. Quindi il cercare vuol dire che non ho. Se io cerco qualcosa, vuol dire che non ho. Papaggi, Muggi, chiunque di questo tipo di cosa, che cosa dicono? Dicono, tu sei già quello che cerchi. L'assoluto, se è assoluto, il tutto, se è tutto,
Dove starà? Sarà qui adesso. Quanti passi ci vogliono per arrivare qui? Quanto tempo ci metti a raggiungere l'adesso? Ma anche se ti sforzi di scappare dall'adesso, non ci riesci ad uscire. Quindi è già tutto qui. Allora, tu dici, sì, ma io non me ne accorgo. Ma il fatto è che se tu pensi, se tu entri nella prospettiva o ti trovi, perché non sei tu che l'hai scelto, ma ti trovi nella prospettiva di un io che in futuro deve raggiungere quello che invece è già qui e ci deve mettere del tempo e deve fare un percorso quando è già adesso, e allora capisci che questo è l'unico ostacolo a rendermi conto che è già tutto completo, che la felicità è la natura stessa del mio essere. Ramana Maharshi, che come sai è stato il maestro di Papaji, tu l'hai letta la storia di quando Papaji giocava con Krishna, l'hai letta in qualche biografia? Sì, in qualche video, vagamente. Sì. Ecco, lui a un certo punto, la faccio breve, ma la storia è interessante perché comincia con la sua infanzia, ma lui a un certo punto andò da Ramana Maharshi, ma lui ancora aveva delle visioni in cui lui parlava con il dio Krishna. Allora, a un certo punto, e quindi, insomma, questo insegnamento di Ramana Maharshi, che è così non dualista, lui non gli risuonava, insomma. Allora, un giorno che era andato dall'altra parte della montagna di Sakra, dove viveva Ramana Maharshi, e aveva parlato con Krishna, tornando incrociò Ramana Maharshi che stava camminando lungo il sentiero per una passeggiata, e Ramana Maharshi disse, vai, dice, dove sei stato? E dice, sono stato dall'altra parte lì della montagna a parlare con Krishna. Dice, cioè lì c'era Krishna? Sì, c'eri anche tu? Dice, sì. Adesso che parli con me c'è Krishna? Dice, no. Ma tu ci sei? Sì. E allora perché ti preoccupi di quello che va e viene e non guardi quello che non cambia? E questa fu la prima volta, credo, che toccò qualcosa nella cosa di Papaji. Ramana Maharshi dice, in certi passi veramente incredibili, dice, prima noi ci autolimitiamo perché crediamo di essere ognuno separato. Poi soffriamo di questa limitazione e mettiamo in atto tutta una serie di azioni come la meditazione eccetera per riuscire a uscire da questa limitazione. Ma se questi mezzi che noi abbiamo elaborato sono stati fatti all'interno di questa limitazione, come potranno portarci fuori? E concludeva dicendo, una delle cose più sorprendenti e assurde è che noi, pur essendo la realtà, andiamo a cercare la realtà. Ci sarà un giorno in cui tu riderai di tutto questo. E quello che ci sarà quel giorno c'è anche adesso. E quindi aggiungo, perché aspettare quel giorno? Quindi è in questo senso, quando lui dice un secondo, eccetera, in questo senso è tutto già qui. Solo che non è nella possibilità dell'io del separato raggiungerlo, perché l'io separato è un sogno, è un'espressione di tutto quello, non è una via per raggiungerlo. Ecco perché a volte, ovviamente, siccome noi dobbiamo parlare di tutto questo con le parole, e le parole sono sempre, come si può dire, unilaterali, quindi ogni modo di parlarne crea degli, come si può, dei fraintendimenti. Per cui quando Papaji dice, ecco, è una questione di un secondo, che ne facciamo di queste parole?
perché posso capirle o interpretarle o comunque capire che sono un suggerimento nel dire guarda che è già qui, è senza tempo. Oppure posso pensare che lui si riferisca a un grilletto che deve scattare. E se questo grilletto deve scattare, diventa una meta che io devo raggiungere nel futuro, perché adesso non è scattato niente, quindi devo fare qualcosa e chiedere che cosa devo fare per cambiare me stesso, diventare diverso da quello che sono, fino al punto che riuscirò a far scattare quel grilletto di un secondo. E allora ritorna il discorso del sentiero, ritorna tutto quel discorso che devo aspettare quell'istante, e cioè ritorno nella costruzione del tempo e nel modo di dilazionare il fatto che se invece di aspettare quell'istante non faccio assolutamente niente, non è che causo niente, ma può darsi che venga un vedere che quello che cerco è già qui. Allora forse diventa più chiaro perché Krishnamurti dice che che la verità è una terra, una landa senza sentieri. Vabbè. Grazie. Grazie. La fine della ricerca, insomma, ecco, bisogna arrivare lì. No, se pensi che uno deve arrivare alla fine della ricerca, non la finirà mai. Capito il punto? Capito il paradosso in cui si trova l'io? Sì. Che come fa sbaglia rispetto a questo? E non può non fare, perché come hai notato tu, non fare diventa un'azione. C'è un vedere l'irrealtà della separazione del Dio, ma non è un vedere da parte del Dio, è un vedere che c'è. Diciamo che nel vissuto della storia personale del Dio, a volte l'Io si sospende, cioè nella sua separazione. Quando si sospende, oppure viene vista la sua irrealtà, quando si sospende, ovviamente l'evidenza di quel vedere diventa chiara. Ma questo genera altri problemi, perché quando l'io torna, come dicevo prima, all'altra persona, no? Quando l'io torna poi, dice, accidenti, lì è successa una cosa eccezionale. E allora, adesso che ho avuto questa esperienza, come faccio per renderla stabile? Come faccio per renderla, prolungarla? E di nuovo si mette a fare, naturalmente. E quindi tutto questo diventa tutta una costruzione che può andare avanti tutta la vita, senza mai che quel vedere da parte di nessuno mostri chiaramente che dal punto di vista di ciò che noi siamo è del tutto irrilevante se c'è un io che fa o se c'è l'apertura. Apertura, chiusura, sono tutte espressioni di quel niente che appare come tutto. Vabbè. Grazie. Eccomi, mi sentite? Oh, ciao Maria Laura. Ciao! Sono riuscita a tornare, a ricomparire. Allora, purtroppo in ritardo anche stasera. E io ti vorrei fare quindi una domanda sganciata dal tuo discorso, che purtroppo sentirò in differita. Ho invece sentito molte belle domande e risposte finora. E stavo riflettendo sull'importanza dell'amicizia spirituale. Amicizia spirituale per essere più presenti, come dire che a volte mi sembra che la presenza sia qualcosa di contagioso, tra virgolette, se posso usare un termine così un po' profano. E, però
riflettevo anche su come la pazzia anche possa essere un po' nostra maestra, non so come dirti, Mauro, cioè a proposito, no, di non dualità, il rischio di poi di dividere le persone in consapevoli, non consapevoli, più consapevoli di me, meno consapevoli di me, e quanto in effetti, come tu dicevi, è utile, che ne so, fare una psicoterapia oppure avere una vita agiata anche materialmente o migliorare spiritualmente, eccetera, e così appunto è una buona cosa avere dei buoni amici consapevoli da un certo punto di vista, però a un altro livello mi sembra anche questo un trabocchetto pericoloso quasi, non so come dirti, no? Nel senso che, ecco, a volte entrando in contatto anche con realtà estreme, appunto di bella pazzia, diciamo, consistente, a volte non mi chiedo davvero se anche queste realtà, e forse soprattutto, possano essere nostre maestre, se non altro nel senso che, come dire, confrontarsi con la sofferenza, col caos, con l'inconsapevolezza ci pone di fronte un pochino anche ai nostri limiti e anche alla... cioè soltanto, come dire, soltanto una resa totale, soltanto un senso di vastità ci può permettere di stare in armonia con certi tipi di realtà. Questa è un po' la mia sensazione. E quindi niente, volevo chiederti un pochino qualcosa, qualche tua riflessione su amicizie spirituali e amicizie folli, tra virgolette. All'inizio, quando evidentemente tu non c'eri, ho fatto un po' un ritratto dei circoli spirituali che sono basati su un concetto di purezza, no? Le buone vibrazioni, per cui chi manda cattive vibrazioni passa dai cerchi più ristretti ai cerchi più periferici e poi viene gradualmente espulso, perché deve esserci soltanto luce, bianco e armonia, e questo ovviamente va di pari passo con una separazione con il mondo esterno, dove c'è le tenebre dell'ignoranza e così via, no? Ecco, quindi è vero che da questo punto di vista quando c'è un pensiero dualista, non è che quel pensiero di una comunità spirituale, di persone che praticano la consapevolezza, sia diverso da quello dualista, che ne so, i romanisti di una squadra di calcio contro quella di un'altra squadra di calcio, o peggio, che ne so, i borgatari di un quartiere che semenano con quelli di un altro, cioè è la stessa, esattamente la stessa cosa. Quindi, sai, poi la parola consapevolezza può voler dire tante cose. Normalmente è chiaro che una persona che sviluppa la capacità di osservare e riflettere su quello che osserva impara dalle situazioni di più e di altri, e quindi in qualche modo riesce a evitare tante sofferenze che si possono evitare nella vita e a navigare in una maniera meno erratica, meno casuale, no? Quindi, ma tutto questo però ha sempre a che fare con l'idea di essere un io separato che deve mettere in atto delle strategie per controllare, per quello che è possibile, questo vasto universo che è contrapposto a me. E il punto è che in realtà tutto questo sono io, cioè che non c'è quell'io separato in realtà, appare anche quell'io separato, ma dietro o attraverso l'io separato c'è tutto veramente. Ecco, allora quindi la follia è chiaro che può essere di tanti tipi, ci può essere anche una follia saggia, gli stili di Platone sulla mania, no? Eccetera. C'è una follia psicopatologica che è fatta di grandi ferite, di grandi sofferenze, dove non c'è l'io separato come nella persona, tra virgolette, normale, perché
perché addirittura non si è mai formato un io unitario, per cui la separazione è fra frammenti di io che sono esterni l'uno all'altro. Quando uno schizofrenico sente le voci, è chiaro che quelle voci sono i suoi pensieri di una parte di sé, ma siccome non si sono fuse bene o non si sono ben integrate queste parti, sono una esterna all'altra e quindi la mia parte con cui sono identificato sente i pensieri dell'altra come se fossero voci fuori, capisci? Uh-huh. Quindi esiste una sofferenza profonda della psiche che fa parte della follia, e da cui certamente una persona diciamo consapevole e capace di riflettere su quello che osserva può imparare molto. Può imparare molto in tanti modi, intanto perché certi comportamenti e certi vissuti di uno psicotico possono mostrare in maniera più chiara processi che in minima parte o in maniera più edulcorata accadono in tutti. Per esempio, il fatto di che una persona un borderline o uno psicotico viva un conflitto forte con la persona amata o le persone amate o da amare, perché il conflitto è da un lato il bisogno di avvicinarsi e di fondersi con quella persona, proprio fondersi, e nello stesso tempo il terrore di perdere quel poco di io che hanno se si fondono. È come col fuoco: se ci stai lontano muori di freddo, se ti avvicini ti bruci. E allora c'è un continuo conflitto fra queste. Ora, questo in misura minore si può vivere a tanti livelli anche da parte di una persona con un io integrato, no? La paura di un rapporto troppo coinvolgente, nello stesso tempo il desiderio di... eccetera, eccetera. Quindi diciamo che... e poi il rapporto con la follia è anche il rapporto con la sofferenza di una persona, così come quando uno è ferito fisicamente. Uh-huh. E il rapporto con la sofferenza significa empatia e quindi significa la capacità di vedere, di sentire la non separazione fra te e chi sta soffrendo, no? Quindi da questo punto di vista anche. Però al di là di tutto questo, è chiaro che quando noi parliamo di consapevolezza, non nel senso appunto di capacità di osservare e di riflettere, ma parliamo semplicemente di quella vividezza con cui ci si accorge di quello che c'è, cioè non c'è differenza. Cioè, giusto. Uno psicotico avrà un'allucinazione, vedrà che ne so, un alieno, mentre io vedrò un albero, ma il vedere, l'accorgersi, non ha separazione. Mm-hmm. La vividezza di quello che appare non è quello che appare. Quello che appare può essere diverso, per me può essere un albero, per lui può essere una lieve. Ma la vividezza con cui appare è una. E lì non c'è separazione fra me e nessun altro. Non è una cosa individuale. È una luce che sta nelle cose, se vuoi. Spesso noi, quando parliamo di coscienza, di consapevolezza, usiamo un termine che ci dà per scontato che è mia, è tua, è sua. Cioè già la identifichiamo con un soggetto osservatore e quindi già la inseriamo in un dualismo tra l'osservatore e l'osservato. Cioè nel momento io dico la mia coscienza, indico quella parte di me che nella percezione è il soggetto.
Poi naturalmente la coscienza, dicono i fenomenologi, è intenzionale, quindi cioè ha sempre un oggetto, per cui io posso essere cosciente di un albero, di un cane, di una lampada. Quindi nel momento che c'è la percezione della lampada, c'è una divisione in due. C'è la lampada e ci sono io, il soggetto, che non sono la lampada e che sono cosciente della lampada. Quindi tu, cioè nella percezione, si crea una distanza fra il soggetto e l'oggetto, una distanza impossibile, nel senso che, come spesso faccio l'esempio con la penna di destra e sinistra, cioè non è che la penna è divisa in due, cioè la destra e la sinistra sono due modi di chiamare la penna, cioè non sono realtà separabili, no? La penna è una sola. Poi nel momento che io ne parlo, posso parlare della parte destra, della parte sinistra, ma la penna è una sola, non ha destra e sinistra. Ecco, allora, ugualmente, è chiaro che la percezione è una sola, però il modo come si struttura nella nostra esperienza è che c'è un oggetto, la lampada, e c'è un soggetto cosciente di quell'oggetto. E queste due cose non possono essere la stessa cosa nella nostra strutturazione dell'esperienza. Cioè io non sono la lampada. Che sono una lampada io? No. La lampada non è me, mica parla di non dualità, no? E dunque capite bene che si è già creata il dualismo di soggetto e oggetto. Ecco perché la parola coscienza evoca una funzione mentale, evoca un dualismo, per cui si potrebbero usare espressioni diverse. Se io dico che quello che io chiamo coscienza è l'autoluminosità della lampada, cioè una vividezza per cui la cosa appare nello spazio esperienziale, è una cosa allora che non è separabile da ciò che appare, è il suo apparire, capite? C'è una differenza fra l'evento dell'apparire e ciò che appare. Carlo Sini, un filosofo che dice cose molto diverse, però su questo è interessante. Lui dice quello che appare, ciò che appare, la lampada, quello che sia, è sempre un significato. Ma l'evento dell'apparire non è un significato, è qualcos'altro. Io dico che la vividezza usata invece di parlare di coscienza non crea questa cosa che c'è un soggetto cosciente che vede un oggetto, ma che il suo apparire stesso è intrinseco all'oggetto e alla coscienza. È un modo di... Solo che l'oggetto cambia sempre, l'apparire no. E l'apparire non è legato a me e non a te. L'apparire è l'apparire. E quindi, Mauro, appaiono anche persone sagge e persone meno sagge. Sì, ma sì, però la loro vividezza è una. È una, infatti, esatto, era proprio quello. Da quel punto di vista, capito? Anche una persona che sta immersa in un delirio, oppure una persona che si trova in uno stato di Alzheimer dove non riconosce più il proprio figlio e così, non è inconsapevole. Uh-huh. Quella vividezza c'è, si accorge, è andata via la memoria. Certo. Ma c'è altro. C'è altro che quella luce non la puoi mandare via, no? Almeno finché si è in vita o quando si è svegli. Quando si dorme nel sonno profondo senza sogni, quella luce se n'è andata o no? E qui è una bella domanda. Diciamo che alcuni dicono che se ne va,
altri dicono che resta, ma siccome non c'è più niente da illuminare, è Ah. rimasto senza, diciamo, della luce. Grazie Mauro. Grazie Sì, perché adesso tu hai parlato un'altra volta della vividezza, come nel satsang a te. Sì. scorso. E quella parola mi è rimasta molto impressa, nel senso che durante tutto il satsang tu parlavi di che cosa e il che è, Sì. ok? Poi a un certo punto Lara ti ha fatto una domanda. E lì, nel spiegare, praticamente, lei parlava del mito della separazione del pensiero e poi portava l'esempio di una pianta, ok? Che diceva i pensieri sono miei, mentre la pianta, se la guardiamo tutti assieme, è un'esperienza comune per cui condivisa, ok? E tu, nel spiegare questa cosa, hai riparlato nuovamente della vividezza e in quel momento è come se io avessi, come dire, intuito che tutte le mie esperienze, ok, contenevano la vividezza. Per cui è come se, quando si dice l'esperienza è una cosa, come dire, momentanea che passa, non è la realtà, o cioè è la realtà di quel momento, è come se mi fossi resa conto però che di tutte le mie esperienze la matrice comune era la vividezza. Per cui è come se in quel momento avessi intuito che l'esperienza non può essere separata dalla vividezza, nel senso che la vividezza contiene l'esperienza, perché è come se l'esperienza la fa il me, la vividezza è quella cosa che hai appena spiegato, cioè che è anche nel soggetto che ha l'Alzheimer e che per cui in un certo senso vive in un mondo suo, ma c'è questa vividezza. Non so se mi sono spiegata. Ed è stato anche nei giorni a seguire, se mi fossi resa conto che anche nei momenti che probabilmente non, come dire, non voglio vedere, c'è sempre stata una grande vividezza anche nella sofferenza. Le contiene, contiene tutto, contiene l'esperienza. È come dire, è come se fosse il vivere. Non so se sono riuscito a spiegarmi. No, ti sei spiegata molto bene, penso che, sai, si usa una parola e questa parola così risuona in certi casi, no? E in altri no, oppure, ecco, quindi non si tratta tanto di capire in maniera logica e razionale, ma si tratta più che altro di cogliere la risonanza con quel mistero che è l'unica cosa che c'è e che possiamo solo definirlo come vivido, nel senso che l'intensità di tutto questo è senza misura. In realtà noi attraverso la mente, attraverso il corpo, credo che esercitiamo un filtraggio. Da un lato noi esprimiamo questa danza nel corpo, con il corpo e con la mente. Dall'altro sembrano essere, a volte ho detto la mente sembra essere, sapete, il riduttore di pressione che mette l'idraulico perché l'intensità è senza misura di tutto questo. Anche quelle situazioni che ci sembrano noiose, stagnanti, grigie, eccetera. In realtà è un'esplosiva energia e non c'è qualcosa che non abbia una smisurata intensità. Ecco, solo che li ho separato per mantenere questa sua, diciamo, apparente, il suo sogno deve ridurre la pressione in qualche modo. E allora
Ecco che è vero quando tu dicevi, non è l'intensità che sta dentro l'esperienza, è l'esperienza che appare come intensità, attraverso l'intensità, no? Scusa, l'intensità, la Vividezza. vividezza. Ecco, cioè la vividezza è qualcosa che riguarda tutte le esperienze che noi facciamo e quindi è sempre la stessa, sempre una, non è separabile, non è frammentabile. È come possiamo dire, è come dire la luce dove noi possiamo vedere gli alberi, i fiumi. Senza la luce del sole non vedremmo niente, no? Ecco, e quindi da questo punto di vista, e noi come io separato, noi come esperienze specifiche, ci siamo dentro in qualche modo. Certo. Sì, insomma, mi sembra che quello che hai detto esprime la capacità di usare una parola poi per andare oltre e intuire, sentire questa risonanza che non ha nome, neanche vividezza, ovviamente. Certo. Però ecco, quando anche dicevo la volta scorsa, no? La differenza fra quando si parla di un'esperienza qualsiasi, abbiamo poco fa detto che noi strutturiamo l'esperienza come se fosse una polarità di un soggetto cosciente che osserva un oggetto. Ora, il soggetto non è l'oggetto. Certo. L'oggetto non è il soggetto, questo perché? Perché nei termini astratti, secondo la logica, due opposti non possono coincidere. Quindi soggetto e oggetto sono due opposti e non possono essere la stessa cosa. Ma questo secondo la logica, ovviamente, non secondo la realtà. Però noi strutturiamo l'esperienza come se fosse veramente che qui dentro ci sta un soggetto e lì davanti ci sta un oggetto. Io non sono l'oggetto. Nello stesso tempo, noi siamo inseparabilmente uniti dalla percezione. Cioè, non possiamo non essere uniti nella percezione. Dunque, c'è un'unità a monte, se vuoi, di soggetto e oggetto, che noi non possiamo vedere perché l'oggetto è il nostro altro, è il niente del mio sé. Ecco, è lì che noi ci sentiamo un pezzo mancante, come diceva Sini quando usava il termine simbolon. Simbolon era gli agenti segreti, che ne so, si spezzava in due un pezzo di coccio, si dava a due agenti che non si conoscevano ma che dovevano incontrarsi, e per evitare che altri si spacciassero per loro, avevano ognuno Certo. l'unità con questo bordo, no? Ecco, allora noi quando viviamo l'esperienza percettiva, noi viviamo soltanto noi stessi come un pezzo, ma il fatto di avere questo bordo incompleto ci suggerisce un'unità a monte, un intero a monte. È solo che l'altro pezzo, che sarebbe la lampada che percepisco, non sono io, quindi non. Quindi è un'assenza del mio sé. Il mio vero sé è quell'unità a monte che sembra limitata al pezzo che ho io, e io non sono l'oggetto. E tutto questo genera la dualità, genera Certo. l'incompletezza, ovviamente, no? Ecco, solamente che è chiaro che io non posso unire due cose che ho separato, perché unire continua a sottintendere che sono due cose, mentre non sono due cose. Quello che può succedere è che cada quel confine fra il soggetto e l'oggetto, che cada il confine, perché il confine è una linea mentale, Mentale. ed energetica anche, purtroppo. Quindi, ecco, quindi volevo dire un'altra cosa, ma mi sono così
allontanato dal punto che adesso non riesco a riprenderlo. Sì, cioè, sì, insomma, il discorso che a monte della percezione c'è questa apparente. Ecco, no, ecco, adesso ho ripreso. Quindi dicevo, però, noi possiamo anche vedere che quando facciamo una qualsiasi esperienza c'è una, non una separazione, ovviamente, perché non si possono separare, ma c'è una differenza fra due aspetti. Quando faccio l'esperienza della lampada, io faccio l'esperienza di che cos'è, cioè è una lampada, ha una forma particolare che non è quella di uno specchio, che non è quella di un cane, che non è quella di un arancio. Quindi il che cos'è è una forma specifica diversa dalle altre. Poi nel percepire la lampada c'è un altro aspetto però dell'esperienza della lampada ed è l'aspetto che è, cioè che esiste, che c'è il suo esserci, il suo esser presente. Certo. Allora è chiaro che non si può separare. Se non c'è l'esser presente, non c'è manco la lampada. E quando c'è la lampada, c'è necessariamente il suo esser presente. Quindi il suo esserci, il che è intrinseco all'esperienza del che cos'è, ma non è la stessa cosa. Il Certo. che cos'è è localizzato nello spazio e nel tempo Tempo. e si può conoscere. Il che è, no, perché tutte le esperienze hanno in comune che sono, che è l'essere, l'esserci. Certo. E allora questo esserci che non si può separare da ciò che è, appare, ma che nello stesso tempo c'è sempre, non è nello spazio, non è nel tempo, è inconoscibile. Il paradosso è che ciò che è massimamente esistente, che dà l'esistenza a tutto, il che è, non è conoscibile, perché non è una forma. Posso conoscere la lampada, l'arancio, il cane. E poi dicendo che tutti quanti sono, posso astrarre l'idea di essere, ma non è Certo. il che è, capisci? Il che è l'intensità, il che è la vividezza. La vividezza. Grazie. Grazie a te. Va bene. Allora, se non ci sono domande, abbiamo ancora un incontro a giugno, prima delle vacanze, ma vi auguro di vivere il prossimo incontro come una vacanza. Ringrazio come al solito Fabrizio e Olivia. Bene, allora grazie di tutte queste interessanti dialoghi. Ci vediamo la prossima volta e statemi bene. Grazie a tutti, grazie Mauro, buonanotte. Grazie.